Hello, good morning. How are you? I hope you are fine. Ciao bambini, buongiorno. Come state? Spero tutto bene. Oggi proviamo a fare una lezione un pochino diversa. Io in questo video vi faccio vedere il materiale che dovete utilizzare e vi spiego cosa dovete fare. Poi, per il resto, dovrete lavorare in autonomia. Iniziamo subito osservando questa scheda. Non questa, scusate. Ah, prima di guardare questa scheda e prima di andare avanti, vi dico quello che facciamo. Sono tre attività quelle che dobbiamo fare. Una sarà di controllare e trovare degli errori in delle chat di WhatsApp che ho ricevuto io. La seconda sarà di osservare e descrivere in inglese una scena. La terza, visto che vi è piaciuto e visto che dobbiamo esercitarci anche nell'ascolto, sarà una nuova attività sul libro Target Invalsi di Listening. Ok? Iniziamo a vedere la prima attività. Non è questa? Io vi invierò queste schede. Sono tre schede, eh? Guardate, sono tre chat di WhatsApp, una scritta da mia mamma, una da Giulia, un'amica mia, e una da Luca, un amico. In tutte e tre le chat hanno provato a scrivermi in inglese e ognuno di loro ha commesso degli errori. Vi dico già che nella chat di mamma ci sono 5 errori, nella chat di Giulia 4 errori e nella chat di Luca 5 errori. Gli errori li hanno commessi loro, quindi dovete cercare gli errori tra i messaggi inviati da mamma, da Giulia e da Luca. Attenzione, perché gli errori sono di diverso tipo. Ci possono essere errori dovuti a un verbo scritto male, errori dovuti all'utilizzo sbagliato di un articolo o di un aggettivo, errore nel formulare una domanda o nel rispondere a una domanda. Questo lo dovete trovare voi. Mi raccomando, fatelo con calma. Leggete le chat più volte, leggete i messaggi più volte. Quando individuate l'errore, se siete riusciti a stampare le schede, potete segnarlo e correggerlo sulla scheda. Se invece non siete riusciti a stampare la scheda, potete riscrivere il dialogo in forma corretta sul vostro quaderno. Questa è la prima attività. Come sempre, per qualsiasi problema, per qualsiasi dubbio, scrivete su Tibidabo e io lì cerco di risolverli. Seconda attività. La seconda attività è un pochino più complessa, però secondo me ormai siamo in grado di poterla fare. Observe and describe. Osserva e descrivi. Ho disegnato questa immagine. Andiamo a leggere insieme cosa bisogna fare. Osserva l'immagine. Cerca di descrivere ciò che vedi utilizzando tutte le parole e strutture in inglese che conosci. Non vuol dire che le dovete mettere tutte, ma dovete utilizzare le parole che conoscete il più possibile. Non c'è un unico modo di descrizione. Cosa vuol dire questo? Che ognuno descriverà o vorrà descrivere in maniera, in base a quello che vede, in base a quello che lo colpisce. Cerca di descrivere più cose possibili. Questo sì è importante. Mi piacerebbe che provate a descrivere utilizzando un po' tutto quello che abbiamo studiato e conosciamo finora. Cosa sono queste cose? Potrebbero essere la descrizione, per esempio, inventare i nomi di questi bambini, osservare cosa
piace fare a uno, cosa piace fare all'altro, chi riesce, chi non riesce, quindi utilizzando la forma can o can't. Potete inventarle alcune cose, cioè, da quello che vedete nell'immagine, poi voi potete scrivere anche di più. Per esempio, poi possiamo mettere i colori, cosa c'è nell'immagine, utilizzando there is and there are. Utilizzare le preposizioni di luogo, anche se ancora non le abbiamo ripassate online, sopra, sotto, on, under, behind, between. Ok, i vestiti, se vi ricordate, potete, qui c'è un gattino, descrivere il gatto, quello che volete. Siete liberi di in questo tipo di scheda di lavorare come volete. Quello che mi interessa è provare a dare delle descrizioni. Mi raccomando, usate frasi brevi in inglese. Mettete il punto. Non scrivete una frase tutta intera senza mai la punteggiatura. Scrivete una frase piccola, per esempio, se io iniziassi e vedo il sole e voglio scrivere c'è il sole, scriverò there is the sun. Punto. The sun is yellow. Il sole è giallo. E poi via via provo a scrivere le altre. Anche qui, per qualsiasi dubbio, scrivetemi. In questo caso siete liberi di lavorare come volete. Ovviamente scrivete la vostra descrizione sul quaderno e poi la guarderò direttamente da lì. Questa è la seconda attività. La terza attività, ormai queste le conosciamo, vi metterò questi due esercizi. Task 3 e task 4, vi aggiungo anche gli audio per chi non li ave per chi non lo trovasse o per chi avesse. Ah no, questi, scusate, questi non li abbiamo perché questi qui erano direttamente su internet. Quindi vi aggiungo io l'audio tra i vari materiali. Ascoltate e lavorate. Con questo mi sembra di avervi detto tutto. Io vi auguro un buon lavoro. Bye bye and see you soon.